LiguriaWeb.tv, questa è Sotto Pressione, io sono Cristiano Bosco e gli ospiti oggi sono due. Alla mia destra il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Nino Miceli, che è un gradito ritorno, è stato il primo ospite della trasmissione. Ho avuto questo privilegio. Grazie per essere tornato e per aver accettato il nostro invito. Alla mia sinistra invece un esordio, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale ad Albenga e neo eletto consigliere provinciale, Eraldo Ciangherotti. Buonasera. Benvenuto. Perché questi ospiti oggi e perché sono qui da noi? Perché nei giorni scorsi sono stati protagonisti di una diatriba mediatica, insomma se le sono date di santa ragione. Proviamo a spiegare perché agli spettatori. Tutto nasce con l'ingresso in consiglio provinciale di Eraldo Ciangherotti, che è subentrato all'ex presidente della provincia Angelo Vaccarezza, e a seguito di questo ingresso nell'ente provinciale c'è stata l'assegnazione di nomine da parte del nuovo presidente della provincia, Monica Giuliano, che sono queste deleghe affidate al consigliere Ciangherotti sono? Sono la delega all'urbanistica e la delega alle politiche del lavoro e della formazione. Immediata la reazione su Twitter e su Facebook del capogruppo del PD, Nino Miceli, ha detto: le deleghe a Ciangherotti sono un errore o un orrore? Hashtag meglio ripensarci. Come mai? Meglio ripensarci. Ma la mia critica in realtà, poi Ciangherotti si è arrabbiato, mi dispiace perché io non voglio mai far arrabbiare le persone, ma la mia critica in realtà, più che a Ciangherotti che fa il suo mestiere, era la scelta della Presidente Giuliano, a cui va tutta la mia stima, ovviamente la mia massima fiducia. Però io non condivido l'impostazione politica, lei lo sa, ne abbiamo discusso. Io penso che il Partito Democratico abbia la possibilità, in seno al Consiglio Provinciale, diciamo, attraverso i propri consiglieri, che sono cinque, e due consiglieri di un gruppo autonomo civico che fa riferimento al sindaco di Varazze Bozzano e a una seconda consigliera, e di avere una maggioranza autosufficiente. Siccome io penso, esprimo un giudizio negativo sugli anni dell'amministrazione Vaccarezza, penso che per chiarezza politica sarebbe stato più opportuno assegnare le deleghe, diciamo, a chi ipoteticamente può far parte di questa maggioranza. In ogni caso, la Presidente Giuliano ha fatto una scelta diversa, allora in questo caso sì, mi sono sembrate eccessive, diciamo, le deleghe assegnate a Ciangherotti, che è un amico, ma ha più le caratteristiche, diciamo così, del rappresentante politico, dell'agitatore politico, non lo dico senza offesa, considero il mestiere dell'agitatore politico un nobile mestiere, diciamo, che non quelle dell'amministratore. Per esempio, sempre nell'ambito della lista che fa riferimento a cui appartiene anche Eraldo Ciangherotti, c'è la lista di Forza Italia. Lista di Forza Italia, per capirci, c'è un rappresentante come Giovanni Ferrari che ha caratteristiche diverse, è un amministratore di lungo corso, ha sempre fatto l'amministratore, sostanzialmente ha un profilo più amministrativo. Eraldo è un formidabile polemista politico, mi sembrava, diciamo, che quelle deleghe non fossero le più appropriate per chi esprime, diciamo, questa funzione, che è una funzione essenzialmente politica. Inoltre, tutto ciò si cala in una realtà dove il Partito Democratico di Albenga aveva una ferita aperta, perché, come è noto, il rappresentante, diciamo, dell'albenganese, Massimo Niero, per un pelo, per un solo voto, non è riuscito a entrare in consiglio provinciale. C'era già una situazione quindi di grande imbarazzo e di difficoltà dentro quell'area politica. Francamente io avrei fatto delle scelte diverse e mi è sembrato giusto esprimerlo, diciamo, questo concetto. Ecco, quindi una sorta di critica al presidente, però nella quale è rimasto coinvolto anche Eraldo Ciangherotti, che immagino non abbia preso bene questa critica. No, allora dividerei il problema su due piani. Il primo, quello, diciamo, delle competenze. E sulle competenze sicuramente le politiche del lavoro e della formazione si confanno di più alla mia provenienza di amministratore
di una città nell'ambito dei servizi sociali, quindi credo che sia sicuramente quella la materia. Non mi spaventa il discorso di affrontare l'urbanistica, perché mi rendo conto che il Partito Democratico non ha mai scelto sul territorio degli eccellenti professionisti per fare urbanistica, se non i tesserati di partito, che allora deve piazzare come assessori qua e là per fare un giusto bilancio, diciamo, delle poltrone. Invece, per quanto riguarda l'aspetto sostanziale, quindi quello che diceva il consigliere regionale legato al Partito Democratico che non è riuscito a portare Niero in consiglio provinciale, beh, quello è un problema che dal punto di vista nostro non ci tocca, ma che riguarda comunque i problemi grossi, le fratture che ci sono dentro al Partito Democratico di Albenga, perché se i consiglieri del comune di Albenga in quota Partito Democratico sono 6, avessero già solo loro votato il sindaco di Cisano, Niero sarebbe il consigliere provinciale, diciamo, per l'area Partito Democratico. Questo invece non è avvenuto, perché all'interno del Partito Democratico di Albenga ci sono dei grossi problemi, delle grosse fratture, una parte che va con la Paita, una parte che va con Bersani, una parte che non ha ancora deciso cosa fare. Questo ha portato al fatto che Niero non sia entrato in provincia. Non è entrato in provincia. La cosa che mi lascia perplesso è che il Partito Democratico di Albenga sia talmente ottuso da pensare di attaccare un altro consigliere che fa parte del territorio di Albenga e che comunque con la tessera di Forza Italia o con la tessera di un altro partito può comunque portare e far bene per il proprio territorio. Ecco, questo mi sembra il paradosso per cui poi ci siamo amichevolmente diciamo fiutati e annusati sugli organi di stampa. Semplicemente oddio, amichevolmente. Problema. Amichevolmente, nel senso che io, il consigliere Miceli, lui mi definisce un amico, io sono pronto a definirlo un amico di qui in avanti, ma l'ho conosciuto solo una volta nell'ambito del dibattito dell'ospedale di Albenga, quando con Quaini ha massacrato il nostro ospedale a far sì che venisse depotenziato. Quindi io su questa vicenda, infatti, sono andato a rivedermi quando ci siamo confrontati 2 anni fa e su questa vicenda della sanità. Per il resto, se no, io non conosco il consigliere Miceli se non di fama per essere capogruppo del Partito Democratico in regione e basta. Naturalmente sulla sanità ha piena libertà di rispondere. Ma sai, io e Eraldo Ciangherotti non la pensiamo allo stesso modo, secondo me, su molte cose, non solo sulla sanità. Questa è una delle ragioni per cui secondo me è sbagliato dare delega ad Eraldo Ciangherotti. È difficile pensare di costruire un'azione amministrativa a prescindere dalla politica. La politica ha una sua visione delle cose, giusta o sbagliata, ciascuno di noi esprime una visione delle cose. Io penso appunto che l'amministrazione Vaccarezza, di cui Ciangherotti, credo, immagino sia, cioè in qualche modo copartecipe, no? si identifica, diciamo, con quella azione politica e quella parte politica, perché era in lista con Angelo Vaccarezza, abbia amministrato male l'amministrazione provinciale. Non riesco a capire come si possa rinnovare l'amministrazione provinciale, e io parto dal presupposto che la si debba rinnovare, in continuità con chi ha espresso la precedente amministrazione. Quindi le mie critiche sono andate prima ad Angelo Vaccarezza, che è un mio amico, in questo caso diciamo di comune frequentazione, sono entrambi luanesi, sandoriani più o meno coetanei. Diciamo. Ah, non doveva dirlo che era sandoriano. Perché non dovevo dirlo? Il conduttore qui è genuano. Vabbè, io lo so che tu sei genuano, lo vedo bene su Twitter che sei genuano. Infatti sono dispiaciuto che non abbiate vinto ieri sera, diciamo. Ci siete andati vicini, ma potevate anche perdere, quindi un pareggio ci sta. Vabbè, insomma, i conti si fanno alla fine. No, quindi il tema è tutto politico, ci si può girare intorno, si vede anche da queste poche battute, no? Il consigliere Ciangherotti, che io stimo perché apprezzo, diciamo, chi fa politica a differenza di altri, non li considero fancazzisti, diciamo, considero persone che fanno un'attività politica in questo caso. Si vede chiaramente, diciamo, dal modo con cui polemizza, che cerca di rappresentare la sua parte politica. È giusto così, ma per le stesse identiche ragioni io penso che sia altrettanto giusto che il consigliere Ciangherotti faccia il consigliere provinciale, ma non abbia deleghe, in un'amministrazione dove il Partito Democratico può esprimere una maggioranza.
fossimo, diciamo, in assenza di una maggioranza, è chiaro, sarebbe tutto diverso il ragionamento, si sarebbe quasi costretti a fare una specie di governo istituzionale. Siccome questo non è lo scenario della provincia di Savona, perché il consigliere Ciangherotti dimentica che dopo 5 anni di amministrazione la sua parte politica è riuscita a eleggere solo 3 consiglieri. Se avessero amministrato bene ne avrebbero eletti 6, 7, 8, avrebbero avuto la maggioranza. Evidentemente i cittadini hanno dato un giudizio e secondo me l'azione amministrativa deve essere conseguente a quel giudizio. Ecco, prima di passare la parola a Ciangherotti, siccome abbiamo parlato della questione delle deleghe, nel Partito Democratico c'è stato un confronto e si è risolta in qualche modo oppure la Presidente va per la sua strada? Nel Partito Democratico c'è stato un confronto prima e un confronto dopo, diciamo, l'assegnazione delle deleghe. Prima c'è stata un'assemblea provinciale che aveva sostanzialmente deciso di prendere tempo, aspettare che ci fosse l'attribuzione precisa delle competenze tra l'amministrazione regionale e le amministrazioni provinciali e successivamente attribuire le deleghe. La Presidente Giuliano ha ritenuto che la situazione fosse diventata eccessivamente onerosa per lei, insomma pesante per lei, e quindi fosse necessario distribuire le deleghe. Secondo me ha sbagliato a non confrontarsi con la segreteria provinciale. Non stiamo parlando né di un'amministrazione comunale, di un comune, piccolo, grande che sia, ma dell'amministrazione provinciale. Io penso che sarebbe stato opportuno che il Presidente, che comunque è espressione di una parte politica, avesse avviato un confronto col suo partito. Non l'ha fatto, secondo me l'ha fatto un po' tardivamente, adesso è rimasto intesi che, come dire, si lavorerà per la definizione e l'approvazione dello statuto e poi ci sarà un ripensamento. Ok, Ciangherotti, lei le deleghe se le tiene? Finché il Presidente riterrà opportuno tenerle, lasciarmele le tengo. Diversamente, se no, farò il consigliere, il jolly, che non è un ruolo che non mi dispiace, è quello di occuparmi di tutti i settori, quindi sarebbe ancora più stimolante. Ma il jolly a sostegno della maggioranza o il jolly di minoranza? Il jolly ovviamente a sostegno di tutte quelle pratiche che fanno bene per il territorio, laddove invece ci fossero delle pratiche che mi lasciano perplesso o vanno a vantaggio di una parte del territorio e a svantaggio di un'altra parte, ovviamente quelle sono le pratiche su cui interverrei senza nessun problema. Ecco, siccome ha parlato di jolly, il consigliere Ciangherotti è famoso abbastanza in tutta la provincia di Savona perché non passa giorno senza un suo comunicato stampa. E ogni 2 o 3. Ecco appunto, no, 2 o 3 comunicati stampa al giorno, quindi probabilmente. No, ogni 2 o 3 ecco, giorni. Il ruolo di jolly non arriverebbe a stufare anche a livello regionale? In che senso? Non crede che sia esagerato questa presenza mediatica? Beh, io credo che per quanto riguarda l'amministrazione sia l'amministrazione pubblica sia fondamentale, ci credo, nel potere mediatico, cioè in quello che ci permette di parlare con la gente, con tutti i canali a nostra disposizione, che possono essere i giornali, che possono essere i social network e comunque dovunque ci possa essere uno scambio di opinioni. Credo che questo sia quello che fa parte di chi si occupa di politica. Io utilizzo questo sistema semplicemente per arrivare alla gente, perché la gente arrivi a me con dei messaggi che possano essere propositivi di un'azione politica. L'ho sempre fatto da quando facevo l'assessore, lo faccio adesso a maggior ragione da consigliere di minoranza in comune, proprio perché il potere mediatico è l'arma che ci è rimasta per portare avanti delle battaglie, che sono battaglie ovviamente che non sono mai campate per aria se poi hanno un indice di gradimento, ma che sono comunque espressione di volontà o di suggerimenti o di proposte che mi arrivano dalla gente. Ecco, ora vorrei spostare la seconda parte di questo confronto per poi concluderlo. Guardando in avanti, guardando verso le elezioni regionali del 2015, alle spalle qualche giorno fa abbiamo i risultati in Emilia-Romagna. Quali sono le lezioni da trarre dai risultati in Emilia-Romagna e avranno un impatto simile su ciò che avrà in Liguria? Io credo che la situazione sia profondamente diversa. In Emilia e in Calabria si è votato in un turno amministrativo a sé stante, slegato diciamo dalla dimensione nazionale, e francamente credo che questo abbia prodotto una qualche limitazione nel voto, nella scarsa partecipazione ovviamente. Diverso sarà quando voteranno insieme un gruppo significativo di regioni italiane, tra cui anche la Liguria, e probabilmente anche l'attenzione mediatica nazionale sarà più alta di quella che c'è stata in questa occasione.
Tuttavia, diciamo, pur in una situazione che non può essere di felicitazione, perché oggettivamente se va a votare meno gente è un problema per tutti, questo c'è stato sia in Emilia che in Calabria, in maniera più marcata in Emilia obiettivamente, però tra quelli che sono andati a votare, diciamo così, la larga maggioranza si è espressa a favore del centro-sinistra e del Partito Democratico. Il risultato, ha ragione Renzi, che comunque da quando il segretario del partito è Matteo Renzi, noi abbiamo vinto tutte le tornate amministrative che ci sono state. Sono convinto che vinceremo anche le prossime. È d'accordo? Beh, allora, sulla lettura del dato politico delle regionali, no, nel senso che credo che debba preoccupare parecchio l'astensionismo che si è registrato in Emilia-Romagna e in Calabria. Soprattutto in Emilia-Romagna, diciamo, dove costituisce una di quelle regioni rosse dove l'attuale presidente è stato votato con poco più del 20%, quindi da questo punto di vista, secondo me, merita una riflessione. Merita una riflessione anche il centrodestra, perché credo che, come nella nostra realtà locale, anche nella realtà nazionale facciano male le litigate esterne, cioè quelle che portano alla gente la percezione di non essere una squadra, e credo che il centrodestra debba lavorare per essere unito e portare avanti alle prossime regionali un progetto che, per quanto riguarda il nostro territorio, secondo me deve avere due grosse capitoli nell'ambito del programma: quello della sanità, perché il nostro territorio va difeso, e va difeso in maniera forte contro una sanità che è pessima dal punto di vista organizzativo, e dal punto di vista invece delle infrastrutture, perché credo che le problematiche che si verificano in questi ultimi tempi, soprattutto dovute al maltempo, richiedano degli interventi a livello infrastrutturale, proprio di regimazione delle acque e di problemi che non possono essere più sottovalutati, perché qui bastano due ore, come in questi giorni, di pioggia, e si piega la piana, si piegano le aziende agricole e vanno in fumo i guadagni di quelle che sono le nostre imprese. Il consigliere Miceli, tra La Paita e Cofferati, appoggia Raffaella Paita. Lei chi sta più simpatico? Chi preferirebbe avere come avversario? A me La Paita la ritengo vecchia, come vecchio il sistema che ormai da 10 anni ha governato la regione e che ha fatto i danni. Noi sul nostro territorio l'abbiamo vissuti in primis sicuramente con l'ospedale. Quindi credo che Cofferati tra i due mali sia quello minore, e soprattutto sia un volto nuovo su cui si può spendere la politica locale. Oddio, Cofferati un volto nuovo è un'affermazione abbastanza singolare, diciamo. Fa il paio con i commenti di Leone a Primo Canale. Volto nuovo rispetto alla Paita, che è molto più vecchia di lui da questo punto di vista. La Paita è una donna di 40 anni, Cofferati è un uomo che ha avuto molte stagioni nel suo passato, cerca di costruirsene una nuova ed è assolutamente legittimo. Definirlo esattamente un volto nuovo mi pare, diciamo, una forzatura dialettica abbastanza singolare. Non so, la Paita mi pare che la gente la conosca e la riconduca solo ai problemi che ci sono stati negli ultimi tempi a Genova, quei disastri delle alluvioni. Ecco, credo che questo sia il suo cartellino con cui cerca di smarcarsi e che comunque rimane nell'immaginario collettivo della gente. Quindi credo che da questo punto di vista Cofferati, diciamo, nella campagna elettorale sarà sicuramente più affidabile. Poi mi pare che i sondaggi diano più verso Cofferati che verso La Paita, quindi da questo punto di vista mi pare che la gente si sia faccio già un notato. Sondaggio, posso fare un sondaggio personale, una proiezione personale? Mi lancio, diciamo, in questa proiezione. Secondo me voteranno le primarie del centro-sinistra tra le 30 e le 35 mila persone, circa un terzo in più delle primarie, diciamo, Lunardon Cavarra, tanto per capirci. E secondo me La Paita vince col 58%. Segni, e poi vediamo dopo di quanto sbagliato. E oltre a guardare nel campo avversario, il centrodestra che cosa farà? Beh, mi auguro che il centrodestra arrivi a identificare un candidato presidente che sia credibile nella squadra che mette insieme. Più che un volto noto, ora io non faccio parte, diciamo, della dirigenza regionale del partito, a dire la verità neanche di quella locale, nel senso che non sono mai entrato proprio nel sistema del partito. Mi auguro che ci sia la scelta di una persona che sia rappresentativa e capace di mettere insieme una squadra che sia legata al territorio e che sia capace di essere portavoce del territorio in regione. Lei ha intenzione di candidarsi?
Ma non si sa, non me l'hanno ancora chiesto, vedremo. Ultimissime domande. Non è che abbiamo detto adesso il 58% della parità, ma non è che il PD ci riserva un colpo di scena e tra i due litiganti esce fuori un terzo candidato a sorpresa? Non mi sembra realistico. Come dice Cofferati, in questo caso condivido, quel tempo se c'era, c'era prima. Adesso ci sono due candidati in campo. Vede, non è che qua arriva qualcuno con i carri armati e blocca tutto, diciamo, no? Semmai questi sono scenari del passato, diciamo, ci siamo un po' rammolliti, ecco, mettiamola così per tanto per buttarla sullo scherzo. E in realtà per non fare le primarie tu devi convincere i due candidati a sfilarsi. Siccome non mi sembra che la Paita abbia nessuna intenzione di sfilarsi, ma devo dire, neppure Cofferati, secondo me le primarie si faranno e si faranno l'11 di gennaio. Quindi dal 12 il centrosinistra avrà il suo candidato, chiunque esso sia. Io auspico e sono convinto che sarà la Paita, ma chiunque esso sia, il centrodestra è ancora alla ricerca di Godot, diciamo. Se dovesse scegliere tra tifare Genoa e la vittoria di Sergio Cofferati, cosa preferirebbe? Questa è una bella domanda. Mi troverei costretto a tifare Genoa per una volta, diciamo. E se dovesse scegliere chi buttare giù dalla torre tra Renzi e Burlando, due dei suoi bersagli preferiti? Beh, forse Renzi perché è il disastro dell'Italia e perché credo che in questi giorni la gente andando a pagare le tasse si renda conto ancora di più di quanti ne butta e ne spreca. Di Burlando devo essere sincero, io tutte le volte che ho avuto comunque un contatto personale, che ho chiesto qualche cosa per Albenga, mi ha sempre accontentato, quindi devo essere sincero, sarei ingrato se non gli riconoscessi questa capacità comunque di aver ascoltato le richieste di Albenga. Beh, allora perché sei così contrario alla Paita? In fondo, come tutti dicono, è in una linea di continuità con l'azione di Burlando. A me non pare di continuità, mi pare una... sarà forse perché sul nostro territorio noi non l'abbiamo mai vista, sarà forse perché adesso invece è iperpresente, lui mi prendeva in giro con un comunicato stampa al giorno, credo che la Paita ha una persona che ogni 2x3, anche quando va in bagno, fa un comunicato, se no ogni momento compare ovviamente sugli organi e su social network per dire qualche cosa che ha fatto, oppure che ha scoperto qualche famiglia del Partito Democratico o che ha scoperto qualche istituto, qualche circolo e compagnia. Ecco, io credo che sul nostro territorio ci sia stata ben poco e questo comunque debba essere un indice di valutazione. Cioè io credo che il buon politico si distingua quando va a Genova ma continua a rimanere sul territorio legato. Lei ora mi sembra che sia di La Spezia? Sì. Ecco, di La Spezia io non l'ho mai vista in 4 anni sulla nostra città, gli appuntamenti istituzionali partecipavo anche io, non ho mai visto lei. Ecco, io credo che questo sia già un punto per Albenga per dire ma perché la dobbiamo votare? Beh, evidentemente, un'opinione diversa da quella che hanno molti. Al di là del fatto che sono convinto che ad Albenga voteranno il centrodestra e che vincerà il centrodestra in regione. Non credo, vedremo, comunque questo lo vedremo nelle urne, diciamo. Invece io sono confortato dal fatto che moltissimi amministratori del nostro territorio, soprattutto del ponente della nostra regione, abbiano trovato e riscontrato nell'amministrazione Burlando e anche nell'assessore Paita un'attenzione ai loro problemi, un'attenzione diciamo alle loro esigenze che evidentemente nel passato non avevano avuto. Devo dire che questa è anche la ragione sostanziale per cui c'è questo scontro dentro il Partito Democratico, perché evidentemente questa attenzione ai territori e il fatto che si sia superata quell'idea sbagliata, quell'idea diciamo sbagliata nel senso che era un'idea non giusta in sé di Genova Matrigna è quella che ha portato con tanta enfasi a cercare un candidato alternativo. È esattamente questo il centro della questione politica. Io sono convinto infatti che i territori periferici della nostra regione, la provincia di Imperia, la provincia di Savona, la provincia di Spezia, daranno un grande contributo alle primarie per la candidatura di Raffaella Paita e saranno anche i territori che permetteranno alla nostra regione di continuare a governare il centro-sinistra. No, lo vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Naturalmente entrambi sarete nuovamente invitati in questo studio. Io vi ringrazio, ringrazio gli spettatori e l'appuntamento è sempre qui su liguriaweb.tv a Sottopressione. Help me somebody.